Salve a tutti Blazers e benvenuti, anzi bentornati ad un nuovo video di Build Pro Building, potremmo dire ormai, nel mio server di Minecraft, il server vanilla di Sub. C'è stato il contest a tema fantasy 2.0 e le build che hanno costruito potrebbero essere le migliori di sempre. Quindi le andremo a vedere, in particolare andremo a vedere le 10 migliori del contest. Non vedo l'ora di mostrarvele tutte. Voglio assolutamente sapere che ne pensate nei commenti. Lasciate un like per queste build incredibili, commentate con quella che vi piace di più, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e valutate di passare anche in live, dove tutte queste cose avvengono ogni volta che entriamo nel server. In una lontana città a tema Nether, dove tutto il terreno è oscuro, fatto di blackstone e materiale infernale, nasce un distretto a tema fantasy, un distretto naturale, pieno di funghi colorati. Attraverso questa piccola grotta, durante la live, abbiamo avuto modo di accedere a questo enorme bioma custom, pieno di fiori, pieno di piante custom e funghi di tutti i tipi. Penso che se ci fosse un tipo di fungo costruibile in Minecraft, loro qui lo hanno realizzato. Questo bioma è pieno di dettagli, di colori, di vegetazione, case e anche un albero gigante al centro. Questa è la build del distretto fungoso della città di Eragon. E ragazzi, non posso non dirvi che questo è solamente l'inizio. Hanno fatto delle cose fuori di testa in questo contest, ma partiamo dal principio. Il mio server di Minecraft esiste da più di un anno ormai, dato che è stato aperto nel novembre del 2019, e da allora i builder hanno costruito cose sempre più grandi e sempre più pazzesche. Mi piace pensare che tra di voi ci possa essere il futuro builder che vincerà il prossimo contest. Inviterei questo builder a entrare nel server. Quindi ragazzi, vi ricordo che è il server degli abbonati del mio canale Twitch. Tra l'altro sono in live proprio stasera alle 20:30 qui sul server, link in descrizione, se volete chiedere altre info. Per entrare nel server dei sub è necessario abbonarsi al canale, lo potete fare gratuitamente con il servizio di Prime Gaming. Connettete Amazon al vostro account Twitch e sbloccate una sub gratuita ogni mese. In questo modo potrete anche giocare ogni mese. Se questo non bastasse, i nostri top donator anche questo mese hanno contribuito regalando un sacco di sub all'utenza. E io stesso ho intenzione di regalarne 3 questa sera. Quindi se volete tentare la sorte, passate. Io vi aspetto alle 20:30. Ma intanto proseguiamo. Vediamo ora la build del castello dei 6 cristalli. Questo non è un castello, è una camera da letto. Ma come avviene nella storia di Narnia, entrando in un armadio magico è possibile fuoriuscire in un mondo innevato. E questo è il sentiero che ci porta al castello dei 6 cristalli. Ci troviamo ai piedi di un'enorme montagna fatta a mano e al suo interno si sviluppa una lunghissima grotta che ci porterà fino al castello. Intanto che la percorriamo, vi ricordo che le posizioni di questa top non sono reali posizioni, sono un po' all'aria infusa, a parte le ultime 5, che sono state effettivamente classificate nella fase finale del contest. Le altre sono in ordine, potremmo dire, sparso. In cima a questa enorme montagna vediamo un enorme castello. Il castello dei 6 cristalli. Una dimensione davvero folle, e si chiama così perché appunto ha 6 cristalli sulle sue torri e uno al centro del castello stesso. Uno stile a dir poco particolare, unico e diverso da tutti gli altri. La leggenda del castello narra di un'antica ed enorme partita a scacchi che si è fermata nel tempo, fermando anche il tempo stesso qui al castello. Ma non tutte le build sono veramente delle build, o per meglio dire, sì, è una build, ma qualcosa di diverso, perché qui abbiamo la caverna dei brutti sogni. Entrando qui dentro abbiamo la tomba del mago Miklom. Questa tomba è però scoperchiata, ed entrandoci è possibile accedere a una strana zona sotterranea. Quello che stiamo vedendo non è una build come le altre, ma è un vero e proprio dungeon. Questa struttura infatti è un'avventura, è un percorso che attraversa varie aree. Si parte da questa prima area, su un fiume sotterraneo di nebbia viola, fino ad arrivare a una zona di Soulsand. Arriviamo a una zona di labirinti, chiamata Camera della Perdizione, perché all'interno ti puoi perdere. Tutte le stanze sono fatte uguali, identiche, quindi è davvero difficile tenere il riferimento, ed è un labirinto di stanze e di porte automatiche. E solo sapendo la strada o avendo molta fortuna ne potrete uscire. Ricordo comunque che tutte le build che vediamo oggi sono state fatte in survival, non c'è assolutamente creative.
e io mi sono perso. Trovando invece la giusta uscita, si arriva alla caverna con la stanza del tesoro, dove tutti i materiali utilizzati come loot di fine dungeon che vediamo sono stati ottenuti legittimamente in survival. E passiamo ora al distretto Dark Fantasy della città di Beyond, una città innevata, ma che ospita in mezzo alle sue costruzioni un distretto dall'aspetto totalmente... Questo distretto si sviluppa in questi strani cunicoli e su ogni alto piano, sopra i cunicoli, troviamo una casa diversa. Hanno tutti uno stile davvero molto particolare, mentre qui dietro, in mezzo a questo enorme campo di verrucche del Nether, nasce la Magione, una costruzione che abbiamo visto in un precedente contest, di cui vi lascio anche il link nelle schede, perché no? Parlando di Treyarch, hanno voluto costruire anche una grotta qui sotto. Una grotta che è stata realizzata, pensate un po', in meno di un giorno. Praticamente in 13 sole ore, dalle eliminatorie al contest finale, hanno realizzato questa intera grotta. Mamma mia. Chi segue questi video e il server in generale conoscerà la città di Baia Blaze. Nella città di Baia Blaze c'è anche un distretto fantasy che per l'occasione si è ampliato. Eccoci qui nel distretto chiamato Malevolent Shire. Dall'estetica davvero molto particolare e dalle strutture decisamente colossali. In questo distretto possiamo trovare un sacco di materiali preziosi, dai detriti antichi negli alberi all'oro usato per i pavimenti. E qui sotto c'è anche una caverna totalmente a tema, costruita con lo stesso stile che c'è in superficie. Ovviamente scavata a mano, non come la 1.17, dove le troveremo naturalmente. La grande novità, però, è il castello riflesso. Infatti nel cielo hanno costruito un enorme castello attorno a questo mistico portale. Il castello è riflesso perché la parte sopra e la parte sotto, a parte le strane protuberanze che sono delle torri sinusoidali, sono assolutamente perfettamente simmetriche, come potete notare da questa ripresa. E questa build, ragazzi, sarà un'ottima cartolina per il server, perché a molti di voi piacerà un sacco. Infatti hanno costruito il castello di Hogwarts. Lungo questa scalinata ci possiamo avvicinare alla riproduzione del castello di Hogwarts in Minecraft, costruito interamente su un altopiano custom, quindi buildato a mano, si innalza fierissimo il castello dell'avventura dei maghi più famosa probabilmente delle ultime generazioni. Eccoci ad Hogwarts, con tutte le sue stanze interne, i dettagli ripresi dal libro e soprattutto dal film. Una struttura davvero, davvero immensa, gigantesca, con dettagli come il platano picchiatore, la casetta di Hagrid sotto la collina, e anche le stanze delle casate, come quella di Serpeverde, che è la mia casata. Il castello è già enorme così, ma non è ancora completo al 100%. E ne approfitto per chiedervi qual è la vostra casata. Ovviamente la mia è Serpeverde, vi dirò fino alla morte che è la migliore di tutte, anche perché è fattuale. Castello di Eren Blaze, ma non fatevi trarre in inganno, io non c'entro niente con questa build, me l'hanno dedicata perché arriviamo alla rovina di Morn. Questo castello in realtà non è la vera build. Questo castello ne è solamente una piccola parte, la vera build si sviluppa nell'intero bioma sottostante. Infatti, dopo queste montagne buildate con varie case fantasy, troviamo un enorme lago effetto nebbia con un drago che sta affondando, sconfitto da un nemico più crudele di lui. Infatti, sopra il lago troviamo l'Yggdrasil, ormai decaduto e corrotto dall'essenza malvagia della viverna. La viverna che ha conquistato l'albero, scacciato il drago e sconfitto, ovviamente, il drago. Inoltre, l'intera build è circondata da opere di terraforming, enormi scogliere, montagne, sistemi di grotte, foreste davvero molto particolari, con questi alberi violacei e anche degli insediamenti con vari stili. Ragazzi, che dite? Siete pronti per il podio? Spero di sì, spero che abbiate già messo like, altrimenti forse lo metterete dopo aver visto le top 3 build che saranno premiate in quanto, appunto, le build a podio in questo contest. Partiamo dalla terza posizione, la guerra di Agartha. All'interno di un'enorme montagna custom che si estende fino al limite del mondo, specifichiamo mondo 1.16 perché poi ci sarà da alzare, abbiamo questo portale d'accesso che ci fa entrare dentro la montagna. All'interno della montagna lo spazio è talmente enorme che è difficile caricarlo interamente, ma quello che vediamo è una gigantesca grotta costruita dentro la montagna, e in questa grotta si sviluppa il regno di
di Agartha. La città di Agartha però è stata attaccata dai draghi. Una volta alleati degli umani, hanno dato il via a un'aspra battaglia. Infatti possiamo notare draghi e viverne che attaccano il castello, altre che tentano di difenderlo. Castello peraltro buildato davvero in maniera ottima. Attraverso il ponte levatoio entriamo in questa piazza con un enorme albero che potrebbe ricordare un glicine, davvero molto bello. Il castello stesso è decorato internamente ed esternamente e ricchissimo di dettagli enormi. Una build degna di nota, che potrebbe vincere tantissimi contest, ma in questo ha dovuto battagliare con altre due build davvero fantastiche. E alla seconda posizione troviamo infatti il Dragnarok 2. Se ricordate il video del contest del Nether, ricorderete che la build che ha vinto si chiamava Dragnarok. Gli stessi builder ne hanno costruito un seguito. Questo è il Dragnarok 2, un'intera build costruita nel Nether. Si parte da un enorme bastione, circondato da torri, circondato da un bioma custom dove anche la natura del Nether è stata boostata e resa davvero incredibile. Al di fuori di queste mura, però, troviamo tante altre cose, come draghi viverne di fumo e trasparenti che svolazzano in giro. Giusto per gradire, hanno anche creato una nave. Questa nave, noterete che è costruita leggermente in obliquo. Non è neanche a 45 gradi, è solo leggermente in obliquo. Immaginate la difficoltà di costruire qualcosa con questa inclinazione e nel farlo di costruire una nave. Sotto al bastione si sviluppa anche un'enorme grotta custom. Quando dico enorme grotta custom intendo una grotta davvero gigantesca, scavata a mano con un effetto nebbia nel soffitto e un sacco di dettagli nederosi. Ma non finisce qui, perché attraversato il mare di magma ci troviamo su queste scogliere calcaree in un villaggio con uno stile opposto a quello precedente. Oltre a queste isolette fluttuanti, troviamo anche una caverna, in questa sorta di insenatura nella roccia, dove c'è un porto con altre navi, così per gradire, che stanno per prendere il via e trasportare oggetti in giro per il Nether. Sopra tutto ciò si sviluppa anche il castello. Mega dettagliato esternamente e ovviamente mega dettagliato anche nei suoi interni. Dopo aver visto tutto ciò, eccoci alla build che vince il contest. Sì, ovviamente non è questa la build, ma è il suo punto di inizio. È una piccola isoletta con un trollino che ricorda un po' la serie di Fiverr. Andando invece da questa parte, troviamo quella che una volta era un'isola dei funghi, quindi un bioma raro di Minecraft, totalmente rasa al suolo e utilizzata per costruire il regno di Arniam. Questa incredibile città, davvero immensa, è completa di fiori ovunque, alberi custom, funghi colorati, case di un sacco di forme e dimensioni diverse, con un sacco di dettagli sia fuori che negli interni. Davvero un lavoro maniacale e pazzesco. Oltre all'immenso villaggio abbiamo la protagonista vera, un'enorme torre che, pensate un po', è stata costruita dal limite inferiore del mondo, quindi dal punto più basso del mondo, fino al punto più alto, prima della 1.17 ovviamente. Quindi hanno scavato un enorme buco, hanno costruito la base della torre che si eleva fino in cima. Al suo interno è completamente decorata ed è decorata anche con estrema cura. In cima alla torre vediamo un albero custom gigantesco, attorcigliato, e ovviamente un drago enorme che sta volando attorno alla torre. Non solo hanno costruito la statua di un drago, ma l'hanno fatta anche in obliquo, in una posa dinamica mentre sta volando attorno alla torre. Guardate che roba. E con questa abbiamo finito con la build che ha vinto il contest. Come dite, non siete ancora soddisfatti? Mamma mia, che esigenti che siete. Va bene, guardate un po', c'è una sorpresa qua dietro, ve la faccio vedere subito. Infatti la torre non finisce qui, perché da questa parte, dietro un passaggio segreto che è già aperto, troviamo un portale del Nether. Andando nel portale del Nether, notiamo che la torre prosegue nel Nether, dal tetto del mondo del Nether fino al suo fondo. Questa torre è uguale a quella nell'Overworld, ma è specchiata, testa in giù, e ha dei colori diversi. Notare che l'intero lago magmatico è stato fatto a mano e bucato per ospitare la punta inferiore della torre. Questo è il tryhard finale che ha contribuito alla vittoria di questa build.
Che dire ragazzi, tutto ciò è così enorme che neanche riesco a caricarvi tutti i chunk, ma è stato un contest incredibile, spero che il video gli abbia reso giustizia. Noi ci vediamo in live stasera alle 20:30 e domani con un nuovo video. Il mese prossimo anche con un nuovo contest. Se non ve lo volete perdere, seguite le live così lo vedrete tutto in diretta. Un saluto da Eren, ciao a tutti!